a Don Poi. Inizia la nostra vacanza alla scoperta delle caverne. A Don Goi, con il karaoke in sottofondo di musica vietnamita. Qui c'è il ponte con il fiume, le barche parcheggiate, e domani è un altro giorno di pesca. E invece per noi si va alle caverne. Andiamo a visitare le caverne di Phong Nha e un'altra, di cui non ricordo il nome, e stiamo andando con la barca poco rumorosa. Questo è il fiume. Siamo arrivati alla prima caverna. 500 scalini, siamo devastati. Ciao. Abbiamo visitato la prima caverna e adesso entriamo nella seconda con la barca, e non dovrebbero esserci scale da fare, però è stata un'esperienza molto interessante. Adesso andiamo per la seconda, guardate che bell'acqua che c'è qua. All'interno della Phong Nha Cave, della caverna di Phong Nha, si può arrivare qui soltanto con la barca a remi, col motore spento. E ci sono tutte queste formazioni calcaree e carsiche. Sono veramente bellissime perché l'hanno illuminato bene, lo curano, e adesso siamo con la barca a remi. Tra poco usciamo, è un'esperienza veramente che varrebbe solo il biglietto dall'Italia per venire qui. Vietnamita, adesso arriviamo fino alle cascate e poi insomma abbiamo visitato questo giardino botanico. È
stata una toccata e fuga verso Dongoi, però abbiamo visto una delle cose più belle che la natura ha da offrire, cioè le caverne. Naturalisticamente parlando è stato il massimo, è stato molto bello, un'esperienza veramente indimenticabile, ve lo consigliamo, anche perché adesso è uscito il film di King Kong, quindi andatelo a vedere e vedrete quelle zone. E siamo a bordo dell'aereo che ci ha riportato a casa, a Ho Chi Minh. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima, grazie per aver visto il vlog e venite a trovarci.